Un piano per rilanciare Firenze nei mesi e negli anni successivi all'emergenza Covid. Questo è Rinasce Firenze, il piano presentato da Dario Nardella qui in Palazzo Vecchio, in un salone dei 500 riorganizzato per una conferenza stampa sui generis, come potete vedere con le dovute distanze. Un piano che riguarderà tutti gli ambiti socio-economici, culturali, turistici, sportivi, per rilanciare Firenze ed uscire dall'impasse creata dall'emergenza. Un nuovo modello, quindi, di sviluppo sociale ed economico per la città ed il territorio. Questo è Rinasce Firenze, il piano di rilancio per la fase post-Covid presentato dal sindaco Nardella, un Nardella che non ha nascosto le enormi difficoltà in cui versano le casse del comune, che ha cercato di tenere botta contro l'emergenza preservando i servizi essenziali ai cittadini. Noi in questi mesi abbiamo continuato a spendere soldi per i servizi fondamentali, ma non abbiamo incassato neanche un centesimo né da multe, tasse locali, imposte locali e né tantomeno dai contributi annunciati dal governo inseriti nei provvedimenti che però devono essere a loro volta attuati con meccanismi molto farraginosi e molto complessi. Quindi nelle nostre casse continuano a uscire soldi ma niente di più. Abbiamo stimato un disavanzo di 200 milioni di euro, ma nonostante questo abbiamo voluto dare un messaggio di speranza riaprendo il museo più importante a livello cittadino, che è il museo di Palazzo Vecchio dove ci troviamo. Lo riapriremo il 2 giugno, festa della Repubblica, insieme al Museo Novecento e al Museo Bardini, con un piano di aperture graduali, quindi alcuni giorni alla settimana, da qui fino a quando riusciremo ad avere un quadro economico un minimo più tranquillo. Una Firenze ferita che però non si arrende, pronta a risollevarsi dinanzi al più grande disastro economico dal secondo dopoguerra. I rimandi ad altri momenti difficili vissuti in passato, dall'alluvione del 1966 alla strage dei Georgofili del 1993, servono da esempio di come la città non abbia mai abbassato la testa. Per uscire dal pantano, il sindaco si è rivolto a tutte le componenti della città, ma non solo, guardando anche oltre i confini dell'Italia. Noi dobbiamo parlare alla città e al mondo intero con onestà, chiarezza e anche con ottimismo. L'onestà e la chiarezza ci impongono di dire le cose come stanno, cioè che la situazione economica, sociale della nostra città è difficilissima. Peraltro le città d'arte sono ancor più penalizzate di tutte le altre città italiane che pure versano in una condizione disperata. Io credo che le città d'arte siano le nuove zone rosse di questa epidemia sociale ed economica, perché oltre ai danni legati all'emergenza sanitaria hanno anche i danni legati al turismo e a tutto l'indotto di questo settore, inclusa l'imposta di soggiorno che per Firenze e molte altre città turistiche è un'entrata fondamentale. Abbiamo danni pesanti sull'export, danni pesanti sul commercio, ma partiamo da questi dati per costruire un vero e proprio piano di rinascita, come è stato per la Firenze nel dopoguerra con il piano di ricostruzione e anche per l'alluvione. E a proposito dell'alluvione, il mio obiettivo è quello di promuovere a livello internazionale una campagna di raccolta fondi, perché Firenze è un simbolo del mondo, è una delle città più belle, importanti, conosciute, amate nel mondo e dobbiamo utilizzare questa nostra credibilità e questa nostra immagine per ottenere aiuti da tutti coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città. Firenze come laboratorio per la rinascita ed ispirazione per tutto il mondo. Nardella ha evidenziato come il nuovo scenario abbia fatto emergere i limiti della nostra società e che la risposta debba arrivare da una nuova strategia. Rinasce Firenze si presenta come un modello che ha come obiettivo la ripresa socio-economica trasformando la città. Una città da ridisegnare attraverso 9 aree tematiche: città policentrica, un centro storico nuovo, vivere gli spazi urbani, mobilità green, sviluppo dell'economia cittadina, cultura diffusa, bambini e famiglie al centro, cura della persona, welfare, casa, lavoro e una città sempre più intelligente. I progetti messi in ponte sono innumerevoli e volti ad una rivoluzione.
Tra i più rilevanti, la rivalutazione dei centri storici dei quartieri fiorentini, un nuovo piano per il trasporto pubblico in centro ed il divieto di accesso per i bus turistici. Ma anche i 15 chilometri di piste ciclabili del piano Bartali, la piantumazione di 20.000 nuove alberature, la realizzazione della nuova cittadella dello sport a Campo di Marte. Sul piano economico il rilancio di un turismo diverso, il rinvio delle imposte, lo sviluppo del centro fieristico congressuale. Fondamentale l'appoggio alle famiglie, con un nuovo piano casa ed il sostegno all'affitto, e ai bambini con l'apertura dei centri estivi ed un piano concreto per le scuole. La Firenze del futuro dovrà essere un connubio tra sostenibilità ed innovazione, esempio a livello nazionale ed europeo. La sfida lanciata da Palazzo Vecchio è quella di vivere il difficile momento attuale come una grande opportunità.